L'imperatrice. Parole dell'imperatrice. Energia, forza, fermità, consapevolezza. Consapevolezza. Una consapevolezza. Ognuno ci mette le sue, le parole sono tutte giuste. Sicuramente autostima, consapevolezza di se stessa, di sicuro. Bellezza. Potere e protezione. Sì. Questa la vedo più mamma. Tutte le donne possono essere sia propizie che imperatrici. Credo così. Ma in teoria, anche per qualcuno lo dice che è incinta, io credo di essermene accorto 15 anni fa. Ho detto, ah, è vero. Alcune volte sembra incinta. Però, continuiamo con le parole. Concretizzazione. Concretizzazione della materia? Creazione, credo, perché il 3 è il numero. C'è la creatività. Creatività è. La parola creatività sta in sta carta. Io dico anche vita perché c'è un germoglio. Vita, sì, sì, sì. L'altra comunicazione, la parola che descrive questa, è all'interno, sì, di Venere, è all'interno per me dei diavoli detti di Pitagora. Questa è l'eternifluente natura. È sempre incinta la natura, sempre, anche l'inverno è incinta. La natura fluisce sempre. Basta vedere un vecchio podere abbandonato. Se è abbandonata una casa in campagna, quanto ci mette la natura a mangiarsela? Un attimo. Quindi questa sì, è esattamente la carta della creatività, della bellezza. Un'altra parola è Venere, sicuramente ci sta. Questa è la donna assolutamente seduttiva, quella assolutamente conscia del suo potere di seduzione, quello che lo usa a proposito. E, lo dico sempre, rispetto alle due, questa è quella che sta sul cubo in discoteca. Quell'altra sta seduta, beve, è carina, lancia gli sguardi. Questa c'ha la mini, cioè, negli eccessi, sto parlando degli eccessi. È spesso legata a lavori tipo estetista. E anche però, può essere anche la donna manager, ok? Come madre, è la madre amica, quella che gioca, che fa il negativo, diventa la madre che si mette in conto. Perché questa, al contrario di quell'altra, ha paura di invecchiare. Se non è in pace con sé, mi piace pensare alla Virna Lisi che ci ha lasciato da poco, queste bellezze che non sfioriscono mai, che non hanno bisogno del botox o delle cose, perché accettano se stesse. E nel momento in cui ti accetti, tu sei sempre al meglio di te, sei sempre bellissima. Pregi e difetti. Ovviamente questa la conquista al negativo, la conquista gli serve per autoaffermarsi, quindi è vero che ha il positivo autostima, ma ce ne sono anche tante che sembrano piene di autostima e che in realtà sono sul cubo per bisogno di conferma. È difficile da pensare, ma è così. Sì, non so di essere viste. Ma prima di tutto bisogna capire se è la consultante, perché se è femmina può essere anche la consultante. Se non lo è, bisogna vedere cosa sta fuori. L'imperatrice, abbiamo detto che è? Per la natura. L'eternifluente natura. La creatività. La creatività. È una persona estroversa, donna estroversa. Solitamente progetti? Sì, assolutamente sì. Unità, progetti. E in situazione? La situazione sono molto progetti. Io vedo qui invece la dispersione. Penso che l'eternifluente natura va dappertutto, ma lei può, noi forse no. Quindi c'è rischio di seguire troppi progetti, di avere troppe idee. Gli chiedo se è il momento in cui inizia troppe cose e non le finisce. E quindi di dare, come dire, una priorità. Un'energia molto mentale. Ecco. È un'intelligenza molto mentale, è una carta che invita comunque a continuare il percorso. Mm-hmm. So semplicemente dire, guarda, vedi dove puoi dirigere tutte le energie, se c'è per caso, ti accorgi, se c'è qualcosa di lasciare andare, lasciare andare. Puoi tenere i piedi tutte le scarpe, qua, ma solo se la stesa lo dice.